attesa, timori, sacrifici, sforzi e speranze, non senza polemiche. Riaprono al pubblico bar e ristoranti anche a Salerno, questi ultimi senza limiti di orario, a differenza di bar, vinerie e gelaterie, che dovranno abbassare le saracinesche invece entro le ore 23. Si può andare a pranzo o a cena, fare una colazione di lavoro rispettando distanze di almeno un metro, possibilmente prenotando un posto e dopo uno screening all'interno del locale. Tra i gestori delle attività commerciali di ristorazione si respirano umori variegati e divergenti. Perentorio Enzo Bove del Non ti pago, che punta l'indice contro il governo Conte. Noi siamo governati da dilettanti allo sbaraglio, parlo del governo centrale. Fai circolare per 15-20 giorni le linee guida dell'INAIL, forse proprio per fare un sondaggio, secondo me, da parte del governo, e poi però adotti una linea totalmente diversa. Però che cosa succede? Che oggi le persone sono ancora convinte che sia essenziale prenotare. Sono convinte che allo stesso tavolo non si può stare seduti insieme se non a grandi distanze. Niente di tutto ciò è vero, al tavolo si può sedere se ci si assume chiaramente la responsabilità e noi siamo tenuti a tenere per 14 giorni i dati di chi ha prenotato. Simone Silvestri, proprietario di Spunsillo e del Caffè degli Artisti a Salerno, come tanti è stato costretto a dimezzare i posti, ma garantisce gli stessi prezzi. No, i prezzi assolutamente no, sono sempre gli stessi e quindi i posti sono dimezzati e quindi attendiamo che come andrà, perché insomma con queste restrizioni siamo ancora in enorme difficoltà. Sperando che la gente possa rispondere ad uscire, ad andare nei locali, anzi invito a dare una grande mano a tutti di uscire e magari di far girare meglio l'economia. E c'è invece chi, come Tonino Di Mauro, trova incoerente la chiusura alle 23 dei bar, mentre gli altri possono rimanere aperti. Innanzitutto volevo dire che per noi è stata un fulmine al ciel sereno. Ieri una giornata frenetica, entusiasmo alle stelle per riaprire le nostre attività e poi in serata è arrivata questa nuova ordinanza che per noi veramente è qualcosa di assurdo. Basta fare un semplice esempio: se abbiamo due attività, bar e pizzeria, una di fianco all'altra, il bar chiude alle 11, la pizzeria può fare notte fonda, ma un cliente la birra la può bere sia al bar che in pizzeria. Ma se io non voglio entrare nel merito dell'aspetto, diciamo così, sanitario dell'ordinanza, nel senso che se si ritiene opportuno far chiudere alle 11 non ne sarei d'accordo, ma devono chiudere tutti. Non ha senso chiudere un'attività sì e una no, come fino adesso non aveva senso far vendere la frutta ai supermercati aperti e tenere chiuse le attività. O si apre per tutti o si chiude per tutti. Non vedo il nesso, non vedo il motivo, la giustifica di questa nuova ordinanza, sinceramente.